ringrazio delle parole del professor Mutti e mi riaggancio anche ai lavori di questa mattina, dove il professor Garaci, nel parlare questa mattina anche dell'impatto della ricerca, di come debba essere sempre più integrato poi dalla parte di ricerca di base, ricerca applicativa, poi la ricerca che rientra nel mondo societario e dell'impatto sulla società, ha premesso e anche posto in evidenza alcune criticità, però ha anche ricordato che la più grande ricerca, forse quella che ha avuto l'impatto maggiore, di Jenner, per quanto riguarda la scoperta del vaccino il primo vaccino che è stato sperimentato, nasce da un'osservazione occupazionale, andando a vedere che il vaiolo di origine bovina nei mungitori, poi rispetto a osservando ad altre tipologie, ha potuto poi arrivare all'intuizione che ha portato il primo vaccino e quindi portare forse la più grande ricerca che ha avuto impatto in quel tempo, aprendo uno scenario totalmente nuovo nella medicina. Quindi questo spunto di riflessione di come, anche vedendo anche la curva rispetto al tempo, all'efficacia e alle variabili societarie per tradurre i risultati una ricerca che se potessimo portare in tempi più recenti, con l'esempio dell'amianto, dove l'amianto, la prima intuizione della sua cancerogenicità, il primo lavoro di Doll è del 55, mentre il primo bando è intervenuto alla fine degli anni 80 in un piccolo paese scandinavo come l'Islanda. Quindi l'impatto di come si traduce in società e in policy è un punto molto importante. Quindi ISPESL, nella sua storia, comunque portando salute e sicurezza sul lavoro e, diciamo, in questo nuovo contesto che l'assetto normativo ha configurato, porta quel contributo rispetto al ruolo della ricerca nella salute e sicurezza, quindi anche rispetto a quello che la società più ci crede, cioè verso lo sviluppo sostenibile. Quindi questo mio primo intervento nasce un po' anche di raccontare un po' come la ricerca porta un contributo rispetto allo sviluppo di nuove tecnologie. Cioè, l'idea di crescita di questo workshop non è un'idea di presentare tutta l'attività di ricerca, che sarebbe velleitario presentare comunque un istituto che ha una massa critica di diverse centinaia di ricercatori, tecnologi e personale gestionale della ricerca, e quindi numerose ricerche anche nell'ambito della ricerca finalizzata, ma alcuni esempi come l'innovazione apra nuovi scenari nel rapporto tra rischio e salute. E in particolare, diciamo, questo mio primo intervento di questi quattro che sono in questa ora di questo workshop che abbiamo a disposizione, nasce proprio dell'idea rispetto a i rischi emergenti e anche i metodi innovativi rispetto a affrontare magari invece rischi emergenti. Per rischio emergente, la prima accezione che si potrebbe avere è che è un rischio totalmente nuovo, che non esisteva nuova, che la tecnologia ha introdotto, ma non è solo questo. Un rischio emergente è anche un rischio che magari è un problema di lunga durata, poco considerato, ma o esistono nuovi metodi e nuove metodologie per affrontarlo, oppure cambia la percezione della società rispetto al bisogno di questo rischio e quindi la necessità di sviluppare strategie prioritarie di intervento. E proprio in quest'ottica si inserisce il tema delle nanotecnologie. Come ricordavo questa mattina, il presidente del CNR è una tematica che 10 anni fa era assolutamente di frontiera e sempre di più invece sta entrando nella nostra vita comune. Molto presto già ci sono oltre 1.000 prodotti sul mercato che utilizzano nanomateriali e nanotecnologie. Avremo nella vita di tutti i giorni
prodotti che entreranno nel nostro uso in vari ambiti e settori produttivi. Sicuramente è un'opportunità di sviluppo societario, avremo nuovi materiali che saranno leggeri come la plastica, ma molto più resistenti e duttili, anche con nuove proprietà che lavorano in questo ambito. Avremo possibilità di potabilizzazione dell'acqua molto più accessibile nei paesi di sviluppo, impatto sulle energie alternative e anche la medicina in questo ambito, sicuramente sia per quanto riguarda la terapia con il drug delivery che la parte diagnostica avrà sicuramente un impatto positivo. Tutto ciò, portandolo nella società e nella produzione, ha un impatto sotto tanti punti di vista, ovviamente sotto quello che rientra in sostenibile, in sviluppo sostenibile, vuol dire anche investire e prevenire eventuali rischi sulla salute dei lavoratori, perché alcune stime ci dicono, abbiamo diversi approcci, ma insomma fonti autorevoli ci dicono che entro il 2015 negli Stati Uniti oltre 1 milione saranno i lavoratori impiegati e comunque l'ILO ci dice che entro il 2020 il 20% di tutti i prodotti fabbricati nel mondo impiegheranno in qualche modo nanotecnologie. Se la ricerca ha un driver molto ampio rispetto alle ricadute di produzione, gli impatti sulla salute e sui rischi occupazionali ma anche ambientali sono meno noti, anche perché cambia l'approccio. Lavorando nell'estremamente piccolo, questo è il mondo nano, cioè 10 alla meno 9 metri, è la scala nanometrica, abbiamo anche un approccio rispetto all'esposizione, sotto un cappello molto ampio di nanomateriali che ricadono in aspetti molto diversi, è un contenitore molto diversificato. Abbiamo anche modi diversi di caratterizzare, sia per nuove frontiere, dove la classica esposizione a rischio chimico di massa su volume è un paradigma che non è sufficiente perché entrano in gioco altri parametri come la reattività, come anche la superficie totale dei nanomateriali in gioco. Su questo sappiamo molto poco. Sappiamo alcune cose che abbiamo invece mutuato, quindi da altri ambiti come l'estremamente e come l'ultrafine, l'inquinamento urbano, su cui abbiamo conoscenze più ampie che in parte sono mutuabili e trasferibili. La ricerca si va orientando su domande chiave in questo settore e aumentano gli investimenti, ma la ricerca, se cresce con una sua velocità, aumenta anche la necessità di comunicazione rispetto alla percezione, che come ci ricordavano anche questa mattina, è importante tenere in linea, e anche rispetto al gap con la normativa quando abbiamo evidenze scientifiche sostenibili rispetto a come è normale. I programmi quadro dell'Unione Europea hanno investito una parte importante rispetto a questo settore dell'impatto sullo sviluppo sostenibile delle nanotecnologie, vanno crescendo, ma si va anche trasformando la ricerca, si va focalizzando su domande chiave, sulla creazione di una massa critica integrata. Non è sufficiente lavorare in solitudine in piccoli gruppi di ricerca, ma in rete. In Italia abbiamo fatto un po' una mappatura di chi lavora, vedendo anche i grandi finanziamenti che sono avvenuti all'ambito regionale, in ambito della ricerca sanitaria per l'appunto e la ricerca anche in ambito MIUR. Esiste una massa critica ancora molto ridotta, che insomma può essere ricondotta a circa 200 ricercatori, quindi un gruppo abbastanza ridotto, ma in rete, in un ambito europeo, e anche competitiva rispetto a altre istituzioni e reti omologhe che si occupano di questo settore. In questo ambito, già iniziato in ISPE e continuato nel nuovo sistema, sono in atto tutta una serie di attività, che sia di ricerca, sia corrente, che è finalizzata, che è nell'ambito del bando giovani ricercatori, che in brevetti che sono stati fatti, in attività anche di trasferibilità. Questa ad esempio è un'immagine che dà l'idea dello studio dell'interazione di una linea cellulare e l'impatto che ha sulla superficie cellulare l'esposizione a nanotubuli di carbonio a parete multipla. E poi, soprattutto in quell'ottica della policy, abbiamo fatto un lavoro
che è in distribuzione anche nello stand dell'istituto, un libro bianco che ha l'idea appunto di mettere insieme lo stato dell'arte e le conoscenze, fatto proprio appunto con questa rete integrata di tutte le istituzioni di ricerca del sistema sanitario nazionale e che ha portato quindi l'idea di fare anche un ponte verso il gruppo degli stakeholders che su questo dovranno anche prendere decisioni anche normative man mano che le conoscenze si sviluppano. Ecco, questo è uno dei punti anche chiave in innovazione, che è forse anche un punto di riflessione trasversale. Quale approccio avere rispetto a un ambito innovativo quando le conoscenze non sono ancora tutte e disponibili? Alcuni possono dire l'approccio no data, no market, o appunto proporre una moratoria finché non si conoscono. Un approccio estremo opposto potrebbe essere quella dell'assefea, quando avremo evidenze di conoscenze, interverremo. Molti delle istituzioni, a cominciare dal NIOSH e l'istituto finlandese, e quindi istituzioni nazionali che su questo hanno avuto un ruolo e che lavorano in rete su molti progetti anche con noi, adottano il principio di precauzione. Principio di precauzione che appunto adotta di adottare in ordine gerarchico di misure di contenimento e di rispetto all'esposizione sulla base delle conoscenze disponibili, mettendo in evidenza un sistema che permette di mappare eventuali effetti in maniera precoce. Sui punti critici ci sono anche una serie di nuove iniziative, soprattutto su alcuni punti chiave di alcuni organi bersaglio, ma su questo non abbiamo tempo rispetto al punto che vedo che mancano pochi secondi del tempo a mia disposizione. Il punto che forse con questa immagine è che ed è anche, diciamo, il messaggio rispetto un po' a chi forse negli ambiti, diversi ambiti che si occupano a diverso titolo di salute, noi che ci occupiamo del rapporto tra salute e lavoro, è lo sforzo di rimanere fuori, di uscire fuori dall'approccio stretto della ricerca e avere sempre un occhio rispetto alla società e quindi capire i bisogni già nel disegno, come diceva anche stamattina giustamente il professor Garaci. Anche le immagini delle cellule con i nanotubuli sono immagini di repertorio. Un punto mi pare invece, l'unica cosa diciamo, che merita, però una. Cioè, il principio di precauzione è affatto usare cautele in misura proporzionale alle conoscenze che si hanno. Quello è il prudent use. Il principio di precauzione è proprio il contrario, e cioè utilizzare misure di cautela o restrizioni anche in assenza di informazioni. Ecco, questo mi pare importante perché altrimenti ci fermiamo a quello che è il prudent avoidance. È un'osservazione che assolutamente condivido. Ovviamente i limiti del tempo della presentazione non concedono, perché subito quella di solito, avendo un tempo più ampio, ha una scala gerarchica di interventi che ovviamente sono quelli puntati sulle misure, prima di tutto di contenere il più possibile l'esposizione a monte e quindi la gerarchia degli interventi, che sono proprio quelli, in assenza di conoscenze, di limitare la qualità dell'esposizione. Quindi è un giusto commento che arricchisce la Io posso dire solo tre parole, direi che questa è una delle prime occasioni in cui si cerca di anticipare un possibile problema futuro. Noi in medicina del lavoro siamo stati abituati a inseguire le dinamiche dei problemi dopo aver molto spesso sostituito sostanze pericolose con sostanze di cui ignoravamo la tossicità. Mi viene in mente l'esempio dell'esano che ha sostituito il benzene pensando che fosse innocuo, poi non è, così non è stato. D'altra parte c'è anche un pericolo che è quello della cosiddetta paralisi attraverso l'analisi,
cioè quando non si conoscono le cose possiamo continuare ad analizzarle fino a, intanto il mondo va avanti lo stesso. Credo che in questo campo ci sia stato quantomeno un approccio razionale, non so quanto efficace.